Stamattina mi sento in dovere di confessarmi, di chiedere perdono, di ringraziare di essere nato in una terra meravigliosa che non sono stato in grado di difendere nel mio piccolo, nel mio piccolo, nel mio grande piccolo piccolo. Non ti ho difeso. Ti chiedo scusa a mio padre, a mio nonno, a mio bisnonno, ai miei avi. Siamo in compagnia di Anthony Muroni per il suo libro, ecco, che ha scritto e ha dedicato a quello che è stato, insomma, un momento difficile per la Sardegna. Attraverso un audio questa sera al Premio Pio Alferano, la seconda giornata del Premio Pio Alferano, ha emozionato, insomma, tutti i presenti. È davvero toccante e poi ovviamente anche questo testo, ecco, molto intenso. Perché bisogna leggere questo libro, Anthony? Ma questo libro è nato dal lavoro condiviso con alcuni colleghi con i quali abbiamo pensato di fare qualcosa legato alla solidarietà immediatamente dopo il grave incendio del 24 luglio scorso. Una porzione molto importante della provincia di Oristano, circa 20.000 ettari, è andata in fumo. L'incendio è partito dalla collina e si è spento solo quando è arrivato al mare. È stato un disastro dal punto di vista ambientale, ma è un disastro non solo dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista del morale delle persone che abitano là, perché sono eventi che si ripetono. Il titolo del libro in italiano significa Il fuoco ha memoria, cioè torna quasi sempre a visitare gli stessi posti. E allora noi, in questo instant book, un piccolo pamphlet di 120.000 battute scritto in 3 giorni, subito dopo l'incendio, perché doveva andare in stampa a luglio, ad agosto sarebbero rimaste chiuse poi le tipografie. Cerchiamo di fare il punto. Partiamo da una strage che c'era stata nel 1983 con 9 morti nella zona di Tempio e poi raccontiamo cosa è successo o non è successo nei 40 anni successivi, dove la prevenzione è totalmente dimenticata, dove anzi le campagne e i boschi sono stati abbandonati e dunque c'è combustibile sempre pronto, sempre fresco per fare da esca all'attività degli incendiari. È una situazione che bisogna risolvere e bisogna fare il primo passo per risolvere, che è un passo culturale. Questa è la prima iniziativa di una serie di altre che porteremo avanti proprio perché non vogliamo che cali il silenzio su quanto è Infatti, accaduto. l'Italia ha pianto con la Sardegna per quello che è successo e quindi voglio leggere queste ultime 3 righe che fanno parte appunto di questo libro per ecco, invogliare chi guarderà questo servizio a sostenere ecco, l'acquisto e il progetto insomma, che stanno portando avanti. Il ricavato di questo instant book sarà devoluto da parte dell'editore e dell'autore a progetti mirati di riforestazione ed educazione ambientale nei luoghi più colpiti dai roghi del luglio 2021. Là dove non sono riusciti i Savoia a mettere mano, ci siamo riusciti noi nel 2021 a distruggere 20.000 ettari di foreste, le foreste antiche di Scano, le foreste antiche del Montiferru. Li abbiamo distrutte noi, tutti noi, con il nostro piccolo disinteresse, con il nostro piccolo antagonismo, ecologismo da bar, da salotto. 20.000 ettari, 7.000 uomini che non dormono, non mangiano come dovevano mangiare, non si lavano come si dovrebbero lavare, che sono stanchi, che sono esausti. 20.000 ettari di terreno dove pascolava il bue rosso, dove interi greggi di pecora sono morti, dove sono andati persi non solo il lavoro di una vita, ma basta guardare quell'ulivo millenario di Cuglieri per capire che cosa abbiamo fatto, che cosa abbiamo perso. Ti chiedo scusa, Sardegna. Non abbiamo saputo far capire a chi di dovere che le pecore, le capre nei nostri boschi pulivano, radevano, decespugliavano. Non c'era bisogno degli Husqvarna, dei motosega, dei trincia. Pulivano, pascolavano, producevano. Creavano reddito, abbiamo messo le pecore dentro la stalla per farle bruciare come delle stupide. Quell'emblema di quel cane bruciato a guardia di quel gregge dovrebbe essere di monito per tutti noi, per capire che il fuoco non va dove il combustibile non c'è, perché è un processo fisico e chimico, laddove non c'è benzina, un motore non parte, ma di più.
dove sono i capi, dove è chi comanda, come fate a coordinare una cosa da un ufficio con l'aria condizionata? Ma uscite dalle vostre stanze dorate, andate là dove la gente lotta, là dove la gente soffre, perché i padroni del territorio siamo noi, ma siete voi che mettete dei vincoli con Sicchi, con Zicchi, con tutte sigle che alla fine ci stanno, passatemi il francesismo, rompendo i coglioni. Possibile che io debba vivere a 61 anni ancora con l'incubo di un fuoco, perché qui si tratta solo di fortuna. Quelle fiamme potevano essere dentro di me, quelle fiamme potevano bruciare il mio gregge, e se non è stato, lo è solamente perché il mio gregge è stato più fortunato per il momento, come non lo sono stato nel 2017. Però non ci siamo arresi, però siamo andati contro delle deroghe che vietavano il pascolo dentro il rimboschimento, perché il rimboschimento non deve essere pascolato, dimenticandosi che il ruolo dell'animale brucante ruba con il suo morso ogni giorno chili e chili di sostanza secca alla furia del fuoco, incamerando unità foraggere sull'animale. Ma ci sarà il tempo da recriminare. Oggi è solo il tempo di chinare il capo e chiedere scusa di non essere stati capaci di proteggere il nostro territorio, perché a Bollo, a Marolla ce l'hanno vietato di difendere questo territorio. Povera Sardegna, perdono Babbo, perdono.